Sala stampa aggremita all'EKK Hotel per la conferenza di presentazione del tecnico Zeman, al suo fianco il presidente Daniele Sebastiani e il DS Daniele Dell'Icarri. Subito Sebastiani ha preso la parola per mettere fine alle polemiche che ci sono state tra lui e il tecnico Boemo, ma soprattutto importanti le parole di Zeman quando ha detto: ho scelto Pescara perché qui si può fare calcio e la squadra è molto forte, speriamo di riportare entusiasmo tra i tifosi. Con le immagini di Diego Martelli i passaggi della conferenza stampa. Col mister ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo chiarito tutti i nostri, tra virgolette, dissapori degli ultimi anni. Per me, ho sempre detto, non c'è nessun problema, sapete la stima che ripongo in questo allenatore e non è mai stato un segreto per quanto mi riguarda. Torno volentieri a Pescara perché per me, a parte i ricordi belli di tanti anni fa, è sempre un bel posto e dove penso che si può anche lavorare bene. Voi sapete già in estate che se ne è parlato. Io avevo dato una parola d'onore, io di solito parole le mantengo e sono rimasto fermo. Poi avevo diverse offerte ma non mi andavano, nel senso che ritenevo che non si poteva fare calcio serio. Ma già sono passato da brutta esperienza a Foggia ultima e non volevo ripeterla. Ora, come a Pescara, mi sono sempre trovato bene. A prescindere, a parte che ci sono rimasto male sull'ultimo avvenimento, però era sempre una piazza dove pensavo che si può costruire, pensavo che devo dare ancora qualche cosa ai pescaresi. Io non ci avevo dissapori, io sono rimasto male che c'era un esonero, poi per i motivi penso che ho sbagliato io, però è successo, poi rimanerci male è normale. Bisogna cercare di arrivare meglio possibile in questo momento è terzo posto. Però secondo me non è decisivo, nel senso che io l'anno scorso ho fatto playoff dalla prima partita e penso che alla squadra lungo riposo può solo nuocere. Non vuol dire che voglio arrivare settimo o ottavo, perché l'unica cosa negativa lì è che tu dopo due ammonizioni c'hai squalifica, mentre quelli che entrano già a fase nazionale sono puliti e possono giocare più tranquilli. Però io ripeto, io vorrei arrivare terzo. Io spero che anche la squadra vuole arrivare terza e per fare terzi bisogna lavorare tanto e giocarsi tanto. Sappiamo che abbiamo materiale per poter fare bene, poi se non facciamo bene è colpa mia. Quando ha parlato con Zeman, non so se questa mattina per la prima volta di persona, ha chiesto espressamente la promozione in Serie B come obiettivo primario? Al mister stamattina io non gli ho chiesto assolutamente nulla, abbiamo parlato una mezz'oretta insieme, poi ci siamo accomodati un po' fuori, lui si è fumato una ventina di sigarette e dopo siamo andati a mangiare una cosa al volo, quindi non ho chiesto nulla se non quello di rivedere il nostro calcio, quello che piace a noi, poi i risultati sono una conseguenza. Se dovessero arrivare attraverso il bel gioco, attraverso il fatto di far divertire il pubblico, magari rivedremo anche l'Adriatico pieno. Al mister volevo chiedere sull'attacco del Pescara, ci sono tanti giocatori, Merola l'ha avuto l'anno scorso a Foggia, ma soprattutto sui riferimenti centrali, Lescano e Vergani, per caratteristiche quanto le piacciono? Vabbè, sono due giocatori diversi, quello è sicuro, fisicamente e tecnicamente. Sono due centravanti, poi bisogna cercare di vedere come si devono sfruttare e che cosa ci gira attorno, perché sicuramente Lescano è più d'area di rigore, Vergani può giocare anche qualche cosa di fuori. Le valutazioni sono quelle, a parte che ci possono essere anche altri tipi di giocatori nel mezzo, poi bisogna provare e riprovare. Grazie. Forse, mister, bentornato. Forse rispetto all'anno buono a Pescara siamo troppi buoni,
La scelta è difficile fare per me. A posto di Cangelosi io mi vorrei portare Bucaro, penso che già si sono messi d'accordo con un direttore, Bucaro, che era un mio ex giocatore, l'anno scorso praticamente siamo stati insieme, che capisce e fa quello che faceva Cangelosi. Il presidente Sebastiani sia ieri alla Domenica Sportiva che nel dopopartita ha ribadito più volte il concetto decide dell'Icarri dal punto di vista tecnico. Questa responsabilità qua le pesa un po', nel senso che tutto quello che è stato fatto quest'anno dal punto di vista tecnico è una scelta sua, quindi i risultati giudicheranno anche il suo lavoro, oppure non ci sta pensando? Grazie. No, ma un discorso di pesarmi assolutamente, al di là che abbiamo sempre condiviso tante cose, io il presidente, al di là della scelta del mister e quant'altro, non mi pesa perché fa parte del mio ruolo e la mia responsabilità, se no non potrei fare questo ruolo, al di là delle cose come vanno. Purtroppo nel calcio c'è anche il momento di prendere delle decisioni che io ho condiviso poi col presidente fondamentalmente. È sicuramente una sconfitta, è indiscutibile cambiare allenatore durante l'anno per tutte le società, non solo per il Pescara, però poi bisognava fare una scelta, la scelta è ricaduta su un solo nome che era quello che oggi è davanti a noi. Chiunque allenatore viene esonerato penso che non sia un bene per la società, perché è una scelta molto probabilmente, non la definisco sbagliata, ma in un percorso che molto probabilmente ti aspetti qualcos'altro, questo qualcos'altro non è avvenuto. Ma io presidente lo vedo sempre uguale, cioè nel senso che come era è ora. 10 anni di più. 10 anni di più che vi deve portare lo stesso, e il direttore lo stesso. Un po' più grasso il direttore. No, tu mica ti sei alleggerito.